quel giorno una ragazza su una smart, capello biondo tinto e dall'aspetto d'un bel trans, parlava al cellulare dalla borsa di Wilton, sbucava un cane topo col cappotto di chiffon, ma poi guardando in giù l'avete sentito probabilmente, questo era Giancane, sì, l'avete probabilmente sentito, era Giancane, era Giancane Logan Blu, ma probabilmente avete sentito anche il nostro Robertino, Roberto Caputo, in collegamento da Wishlist. Buonasera Roberto. Buonasera Robertino. Buonasera, buonasera. Buonasera, com'è Quarta l'ambiente? Come, che aria si respira al Wishlist? C'è tanta gente, c'è tanta gente. C'è Beppe Stefano di Radio Rock, ci sono i cantanti del Muro del Canto, già ho visto, la prima band di Giancane, sì, dove è nato Giancane. È vero, perché lui faceva il chitarrista alle mura, suonava con le mura, esattamente. E poi ha iniziato la parte da solista. Beh Roberto, quindi l'ambiente è caldo insomma, eh? Sì, sì, c'è tanta gente, c'è un bel ambiente. Ma si preannuncia una bella serata. Con chi sei Robertino? Sto con Bianca e Marco questa sera, che mi fanno da spalla. Oh, quindi salutiamo gli altri due condomini. Vogliono fare un saluto al volo? Oppure... Sì, sicuramente, sicuramente. Come la vedete questa serata? Non respireremo. Non respireranno, perfetto, ok. Allora ci siamo portati la bomboletta dell'ossigeno a prezzo, per questo non c'è problema, insomma. Ok, perfetto. Va bene, noi ci beviamo una birra e ci sentiamo più tardi, facciamo un collegamento un po' più nel clou della serata. Certo, perché poi cercherai ovviamente di intervistare Giancane, questo è il tuo obiettivo oggi, Robertino, lo sai. Sì, se ci c'è tanta gente, non so se ci riesco, però per voi, per i radioascoltatori ci proverò.
E se no non ti rimborsiamo il biglietto, Roberto. Se no, non c'hai... no, appunto, pure no, per i 5 euro del biglietto in tutti i modi, soprattutto per i 5 euro del biglietto, allora dai. Va bene, dai, allora ci risentiamo più tardi. Ovviamente ci aggiorniamo per il concerto, eh. Speriamo di riuscire anche a sentire qualcosa live in diretta. Va benissimo. Ci sentiamo più tardi allora. Ciao Robertino. Ciao. Allora, beh, questo era il nostro Robertino. Ovviamente, dicevo, è al wishlist perché sta in collegamento in diretta live al concerto di Giancane, questo cantautore romano. Fabrizio, tra l'altro, lo segue da tempo con Giancane. Sì, dal suo, diciamo, quasi primo concerto. A me piace molto perché comunque racconta l'attualità. La nostra generazione cosa prova, diciamo la generazione un po' diversa, diciamo, perché non è, insomma, il classico cantautore che c'è adesso, tipo rap o altri cantanti, insomma, un po' più pop. Lui infatti fa musica country, come ci dirà nell'intervista, se Robertino riuscirà a fermarlo. Quindi ha preso la musica country, che a me piace tantissimo. Insomma, è bello stare a un suo concerto, appunto, anche perché si può ballare tranquillamente. E quindi dai, speriamo bene. Vedremo poi nel corso della serata come si evolverà il concerto. Allora, andiamo anche a vedere gli altri argomenti della serata, dicevamo in apertura, perché ci sono anche stati questi fatti di Parigi. Quindi proveremo ad affrontare un collegamento in diretta, ovviamente, con una nostra, diciamo, inizialmente la nostra inviata Valentina, poi dopo la sentiremo più tardi dal Belgio, lei a Bruxelles, no? Poi adesso affronteremo il collegamento con Eleonora, questa ragazza italiana, questa studentessa che si trova appunto a Parigi e sta vivendo da vicino i fatti di cui stanno accadendo proprio nella città, nella capitale francese. Quindi adesso ci ascoltiamo da una hit del momento, ci ascoltiamo i Coldplay, ovviamente ritornano con una meravigliosa canzone, Adventure of a Lifetime, qua su Radio Roma Futura, e poi ritorniamo per dare magari qualche spunto anche con, insomma, cerchiamo di dare anche qualche spiegazione, no, a questi fatti, cerchiamo anche queste testimonianze, Fabrizio. Sì, insomma, è importante anche sentire le testimonianze di chi vive adesso questi momenti lì in Francia. Ovviamente non sono bei momenti, assolutamente, però insomma, ecco, appunto, come dicevo in apertura, noi seguiamo soprattutto i sabati sera delle persone in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, quindi ci sembrava giusto, per dover di cronaca, anche intervistare chi è a Parigi, insomma, e sta vivendo questo sabato un po' così particolare, diciamo. Assolutamente sì. Allora ci ascoltiamo i Coldplay, ovviamente una pausa musicale, ma ritorniamo subito dopo qua su Radio Roma Futura per entrare un po' più nel dettaglio quello che sta succedendo a Parigi, che cosa è successo a Parigi nelle scorse ore qua proprio al condominio Roma Futura.